non potrei che la festa degli italiani, dove siamo stati sul Gran Canyon, siamo stati a visitare una miniera, una vecchia miniera, insomma sono tutte cose che i ragazzi si ricordano, no? Che lasciano il segno, secondo me. Mentre la quinta missione l'abbiamo fatta a San Paolo del Paraná in Brasile, perché per chi non lo sa, nello stato più ricco del Brasile, un sappaudiano italiano ha creato una seconda sappaudia nel Paraná. Mi mancava questa cosa. Mi mancava. In quell'occasione un altro nostro pilota, Alvaro Premiano, che è di Latina, si è lanciato col paracadute con la bandiera italiana durante la parata. E infilzando la bandiera è uscito il petrolio, immagino, vista la zona. No? Però è stato molto bello perché abbiamo prenotato degli aerei di Brasile e abbiamo fatto anche il tricolore italiano, tanti idoli italiani che stavano sotto il palco, volevano autografo, è stata una bella esperienza. Beh, si mangiava bene? Mangiate da Dio. Bene, a posto. Donne magnifiche. A posto. Capito, Presidente, ho capito tutto. Capito bene. Tutto. L'ultima cosa, per non occupare troppo tardi, ma ci fa piacere invece. Il 31 di agosto abbiamo avuto l'onore in quanto è la prima squadra aerea nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, non ce ne sono altre. Beh, l'applauso adesso io lo chiedo, un altro applauso perché insomma, complimenti, è un vanto. Ce l'abbiamo a San Paolo, io dopo 30 anni in arma sono andato in pensione nel 2000 e un caro amico mi ha detto devi fare qualcosa per la protezione civile. Dal 2003 stiamo andando in giro per il mondo e tutte le varie, ho fatto il terremoto di Cremona nel 76, siamo andati a Reggio Emilia, al terremoto di Reggio Emilia, a Amatrice, Aquila, dei compagni, sì. Avvicina al Presidente, sì, a Sant'Angelo in Villa e anche lì diciamo durante il terremoto abbiamo soccorso 19 vittime di cui un bambino di 6 anni e in quell'occasione siccome ve lo racconto perché è una cosa che mi è rimasta impressa, in quel paese c'era un maresciallo dei vigili urbani che era il Pecchino, il maresciallo dei vigili urbani e il conduttore del Puma dei bambini che li portava a scuola. Era solo lui. Molti tassi. Sì, noi abbiamo fatto il rosario con il parroco, ci siamo messi a spalla tutte le barre che abbiamo superate noi per dare la mano. Io rimango senza parole perché dopo un racconto di questo tipo non c'è molto da aggiungere. Però insomma lanciamo un messaggio positivo, io immagino che tutto sia basato sul volontariato, no? Sul fatto che uno insomma toglie un po' di tempo libero e lo impiega mettendosi a disposizione della collettività, degli altri pronti sempre a intervenire in ogni momento, più o meno c'è quasi la reperibilità, no? Poi cosa è finito? Sì. L'ultima, il 31 di agosto a Calabrito Avellino ci è stato consegnato un premio internazionale per l'attività che facciamo nel mondo su come protezione civile. Devo ringraziare un carissimo amico, Moscardelli Mariano, che è colui che fa la manutenzione ai nostri elicotteri, ci sta vicino, ci appoggia in tutto e per tutto. Grazie a lui e alla sua famiglia. Bene, bene, bene. Quasi in chiusura, io so che tra noi c'è un sub, è Bruno che è espertissimo. Bruno. Io ho avuto modo di conoscere il presidente Cestra ad una manifestazione giù a Sant'Elice Circeo. Praticamente c'era la gara di offshore e noi con il nostro nucleo, perché noi abbiamo anche il nucleo che praticamente cura quelli che sono tecnici dei corridori fluviali, ma è quello che riguarda anche il mare. Ecco, abbiamo lì la nostra moto d'acqua che ci rappresenta, che oggi è stata super gettonata da questi ragazzi che si sono fatte tantissime foto, quindi per noi è un grande piacere collaborare e aver conosciuto il nostro presidente di Sabaudia e con un saluto lo diamo anche al nostro presidente che non è qui presente di Monte San Giovanni Campano, Fortunato Bottini. Sono dopo quello là se la piglia. Va bene. E dopo ecco un'altra cosa, ecco giustamente mi stanno ricordando i colleghi, abbiamo creato anche un nucleo di soccorso con quad e questa è stata anche una cosa che abbiamo proprio praticato da poco tempo e un'altra cosa che stiamo cercando di far crescere il soccorso con moto slitte proprio per l'evento che c'è stato su al
medico piano, proprio per quelle problematiche, quindi ecco anche noi stiamo curando questa crescita con l'amico nostro Motor Pama qui di Monte San Giovanni. Quello che dicevamo ieri dei pod, le moto slitte, il soccorso, perfetto. Va bene, grazie allora alla presenza dell'ANC Sabato 147, questa prima squadra aerea, il presidente maresciallo cavaliere Enzo Cestra con i suoi piloti. Abbiamo parlato di una cosa. Ci vediamo domani sera, perché loro sono sempre. Abbiamo da vedere un video. C'è un video? Sì, abbiamo da vedere. Abbassiamo le luci sul palco, magari. Intanto. Maestro può proiettare quando vuole. Io lo sposterei però lo schermo, è da ieri che qua è scomodo, sta male. Ma domani lo smontiamo, no, anche più tardi. Anche più tardi possiamo smontarlo. Penso che quest'audio abbiamo fascino. Allora ancora 2 ore d'attesa e verrà proiettato, tranquilli. Eccolo qua. Passaggio delle frecce tricolori che sottolineava un momento così emozionante. Grazie davvero, grazie per quello che fate. Spero che nessuno qui abbia mai bisogno di voi, che continuino le esercitazioni, le prove e quant'altro. Grazie davvero, ci vediamo presto, insomma. Buona serata e buona continuazione. Grazie. Allora, alla NC Sabato 100.